Bisogna tornare all'attacco e non rassegnarsi, perché la situazione è talmente grave che richiede anche da parte nostra, come associazione dei consumatori, ma dagli stessi abitanti della Valle Stura in primo luogo, ma anche da altre parti, una forte azione di protesta se non si raggiunge questo obiettivo, che è un obiettivo minimo. Cioè, dopodiché è chiaro che nel futuro bisogna scontare e cambiare assolutamente modo nell'affrontare i problemi. Ecco, io non dico che rabbrividisco, ma sono attonito. Insomma, questa notizia di questo ragazzo che deve cambiare università, vorrei capire cosa ha intenzione di fare il rettore dell'Università di Genova, al di là di pensare da subito all'esame a distanza, al di là delle polemiche che ci sono state su questo argomento, perché è chiaro che uno che è di fronte a questa situazione gli si deve quantomeno concedere l'esame a distanza, se no poi la scelta è quella di cambiare università. Ma dico questo perché bisogna trovare la soluzione, come per chi studia, per chi lavora, ma come per quella mamma che giustamente dice: vabbè, certi vaccini, organizziamoci e facciamo un'imballata. Non può che essere così. Quindi quello che voglio dire è che non c'è solo il problema di abolire il pedaggio, essere testardi, raccogliere magari centinaia, migliaia di firme, insistere, perché abbiamo visto che purtroppo, per come si configura la situazione, la class action è una cosa un po' complicata perché vada avanti, e quindi dobbiamo agire per sensibilizzare di più i dirigenti di autostrade, l'amministratore delegato Tommasi e di nuovo il ministero che controlla e vigila su questa situazione. Ma il nostro intervento dovrà anche essere sui cosiddetti danni collaterali, per cercare di migliorare la qualità della vita, perché i lavori non finiranno domani, purtroppo, e quindi bisogna prendere determinati provvedimenti per garantire ai cittadini un modo diverso di affrontare le cose, che se si può farli restare a casa forse è meglio, riducendo al minimo purtroppo la mobilità. La mobilità è un diritto, ma diventa anche un diritto avere dei servizi, diciamo così, sostitutivi quando la mobilità viene meno.